Ecco qua, questo è il mio Ryzen 2007X che ho appena assemblato. Sto assemblando pezzo per pezzo perché i componenti sono molto costosi e qualcuno si chiederà come mai ho questa scheda video dentro, un R7 300 370 Power Color, si chiama, a 2 giga, una vera schifezza al momento, ma all'epoca quando l'avevo comprata era una vera bomba. Adesso questa è quella vecchia che dovrebbe essere morta, mi è quasi morta. Proviamo a farla accendere, vediamo come si comporta il PC, vediamo se riusciamo a resuscitarla un po'. Andiamo ad accendere. Parte veramente veloce. Vediamo se si accende qualche cosa. C'è segnale, però come vedete è refrattato. Ecco, sono in attesa che mi si accendi qualcosa, ma non si accende nulla. Parte solo il BIOS, ma non si vede, non riesce a caricare Windows, quindi proviamo a fare questa cosa. Li mettiamo in forno sta scheda, vediamo cosa succede. Proviamo un attimo a vediamo se riusciamo a resuscitare questa scheda video. Cominciamo col togliere tutte le sue viti del fan, del doppio fan. Ci vediamo appena ho staccato un po' tutto. Oh mamma mia, un vero disastro. Perfetto, diciamo che è pulito. Quindi adesso andremo a togliamo un po' i residui di questa schifo di pasta termica che ho comprato, la pasta termica della, vediamo se si riesce a vedere, della Noctua. Eccoci qua. Noctua, quindi dovrebbe essere un'ottima pasta termica. Adesso andiamo a infornare la scheda video smontata con la CPU rivolta verso il basso. Mettiamoci solo uno spessore che rimanga bella dritta. A 190 gradi per 10 minuti, come bei biscotti. Ecco, io ho infornato la mia scheda. Non dovrebbero esserci problemi perché io ho messo degli spessori nei punti dove non ci sono dei circuiti, così da poterla mantenere dritta a 190 gradi per 10 minuti. Vediamo cosa succederà. Andiamo a spegnere il forno. Andiamo a spegnere il forno. Spegniamolo e non tocchiamo niente per evitare di veramente di fare un danno assurdo, perché adesso tutti i circuiti sono belli morbidi e se si muove anche di un solo millimetro rischiamo di che tutto l'alluminio si vada a fondere con altri circuiti e possiamo buttarla via veramente. Mi raccomando, forno non deve essere ventilato, ok? Quindi non ventilato, 190 gradi per 10 minuti. Adesso lasciamo per una mezz'oretta lì dentro, lo lasciamo lì dentro e aspettiamo questi 30 minuti senza aprire la porta, mi raccomando. Ok, io ho aperto il forno dopo questa mezz'ora che l'ho lasciato lì, l'ho lasciato lì a raffreddare. Vediamo un po' se adesso è ancora caldo, quindi mi sa che ancora non va bene, quindi lo lasciamo aperto ancora per 10 minuti, così facciamo uscire un po' il calore del forno, così almeno lo facciamo raffreddare per bene adesso che comunque si saranno ricongiunti tutti i circuiti, almeno spero. E ci vediamo fra poco. Grazie a tutti.
per i nostri, ok? Non lo sbaglio, non lo sbaglio, ok? Cos'è? Si può puntare? Non tenendo su questo? Mi sembra che sia così. Ok, pausa. Grazie, è andata. Adesso andiamo a provare. A partire. Facciamo questo. Ok, mi sta gravato. Non so perché. Alimentazione, andiamo a vedere. Qua sotto il viaggio. Partita, nessun refrattario, come vedete, niente. Nessuna frattaglia brutta. Nessun ripristino automatico, non dobbiamo fare nessun ripristino. Noi andiamo direttamente con Windows, perché togliendo la CPU ha voluto un attimo farlo ripartire. Spegniamo la luce così non fa niente. Ok, non ci sono più tutti quei pixel che si vedevano. Vediamo solo se parte Windows. È partito. Quindi, ragazzi, cioè io volevo dire, vorrei dire, con una seconda infornata diciamo che funziona. Andiamo a vedere un attimo. Ero un po' scettico, un pochettino, vabbè. Ero un po' scettico sulla, ecco. Anche HDMI è andato a posto. Va bene, grazie per la visione. Infornate tutto come dei biscotti, qualsiasi cosa.